Di buon mattino, dopo aver montato i gazebi per proteggersi dal sole, sul molo della Lega Navale Italiana si è svolta la 7ª edizione di Salpiamo con Omero, l'iniziativa dell'associazione Amici di Omero, insieme alla Lega Navale di Crotone, in una giornata all'insegna dello sport inclusivo delle disabilità. L'evento è stato patrocinato dal comune di Crotone ed Alconi, in collaborazione con la Confcommercio, il centro provinciale sportivo Libertas, la commissione pari opportunità del comune di Crotone e i tanti volontari della Associazione Amici di Omero. A bordo di alcuni pedalò messi a disposizione dai lidi balneari, più di 30 ipovedenti sono saliti sopra alla scoperta della brezza marina. Allora, questa giornata assume lo spirito della socializzazione tra persone con disabilità visiva e normodotati, all'insegna dell'inclusione, all'insegna dello sport, all'insegno dell'amicizia e della solidarietà. Di cosa c'è bisogno adesso a Crotone per le persone non vedenti? C'è bisogno di tanto, c'è bisogno delle strutture, c'è bisogno di istruttori che si occupano appositamente per persone con disabilità visiva, e c'è bisogno un po' di tante cose. Fortunatamente ci stiamo muovendo, c'è anche l'amministrazione comunale che sotto questo punto di vista si sta muovendo pure, per cui siamo soddisfatti in questa maniera. Insomma, per gli sport paralimpici a Crotone ancora bisogna fare tanto. Sì, bisogna fare tanto. Noi infatti, specie come comitato paralimpico, che siamo nati nel 2017 come ente, ci stiamo muovendo a Crotone e in tutta la Calabria, direi in un modo positivo, perché siamo riusciti a fare in modo che tante associazioni di persone con diverse disabilità possono praticare attività sportiva. Lo sport è quello che serve a loro, serve molto, gli dà la carica, gli dà un'autostima, gli dà la possibilità di rientrare nella società ed essere presenti in tante cose. Una vicinanza che ci dice che qualora dovessero insorgere problemi a Crotone per le persone non vedenti, il comune ci sarà. Ma assolutamente, guardi, io la prima volta che ho incontrato Luigi gli avevo promesso che avremmo messo i semafori per gli ipovedenti, l'abbiamo fatto, magari con un po' di ritardo, ma anche in queste piccole cose l'amministrazione può e deve intervenire. So che hanno fatto anche un progetto, hanno partecipato al bando che ha fatto l'amministrazione comunale, quindi sono risultati idonei. Anche in questo, ripeto, noi ci siamo. A far da voce guida Francesca Cantisani. Il vero mero della giornata è un compito, una responsabilità molto ardua. Diciamo che più che una responsabilità è un momento di condivisione di esperienza di vita. Ed è davvero bello poter stare insieme a queste persone, si respira un'atmosfera veramente molto gioviale questa mattina ed è una grande gioia, un momento di festa, e prova ad immaginare quali altri sensi dovremmo in qualche modo affinare quando magari non riusciamo a poter vedere, non riusciamo a poter osservare il mondo che ci circonda, e probabilmente gli altri sensi sono appunto la vista, il tatto, l'udito, no? Che in qualche modo sopperiscono alla mancanza visiva, ecco. Davvero sono molto felice, onorata soprattutto di essere qui e di condividere con gli amici di Omero questa giornata splendida. Poi nel pomeriggio, presso la sede della Lega Navale Italiana di Crotone, un incontro scientifico dove noi abbiamo ascoltato il medico oculista Pietro Scandale. In questo territorio provinciale si fa prevenzione, secondo lei, per quanto riguarda le possibili malattie degli occhi? Certamente le malattie degli occhi è una cosa che tocca particolarmente le persone, e quindi chiaramente le persone tendono a fare sia le visite sia tutto quello che gli addetti ai lavori consigliano. Si potrebbe sempre fare di più e meglio, ma qualcosa si fa di sicuro. E intanto l'oculistica è un ramo molto specialistico, quindi è giusto fare delle visite in maniera continua, in maniera costante, e queste visite debbono comprendere
dai bambini agli adulti e alle persone anziane. La prevenzione non è una cosa che si fa una volta soltanto e poi dura per sempre, la prevenzione bisogna farla continuamente.